Gentile pubblico, un saluto da parte del sindaco di Cividale, Stefano Ballo. Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bruno Mazzoccato, autorità ecclesiastiche, Sua Eccellenza Signor Prefetto di Udine, Presidente dell'Associazione Nazionale Banche Popolari, Vicepresidente dell'ABI, Dottor Emilio Zanetti, Presidente della Banca Popolare di Cividale, Dottor Lorenzo Pelizzo, Amministratore Delegato dell'Istituto Centrale delle Banche Popolari, Dottor Caponcelli, autorità civili, militari, cittadini e soprattutto soci della Banca Popolare di Cividale, a voi tutti il mio saluto di benvenuto a Cividale. A questa cerimonia inaugurale un saluto inoltre a tutti quanti coloro sono collegati con noi in diretta streaming per partecipare appunto a un momento importante, forse a uno dei momenti più significativi della storia recente di questa mia città. Un passato, quello di Cividale, che affonda le sue radici in una storia millenaria, contraddistinto da momenti di grande splendore, che vede partecipe della sua crescita, perlomeno in questo che è un passato a noi più prossimo, la Banca Popolare di Cividale. Una istituzione che nell'ambito di questi anni, di questo passato a noi più recente, ha sviluppato, grazie alla determinazione e agli investimenti dei soci, di migliaia di soci friulani e non solo, una situazione che guarda allo sviluppo sociale, culturale, oltre che del mondo produttivo della nostra regione e della nostra città. Una banca orgoglio del suo territorio, una banca che è uno degli esempi, forse ormai l'unico, così importante che può vantare il nostro Friuli. In un momento così difficile, risolvere il problema del recupero dell'area Italcementi pareva quasi una missione impossibile per tutte quelle amministrazioni comunali che si sono succedute negli ultimi 30 anni a seguito di quella che è stata la dismissione del vecchio cementificio. Ecco che una pianificazione urbanistica attenta, ecco che una sinergia tra i diversi livelli istituzionali e fra le energie che questo territorio ha saputo esprimere ha favorito la realizzazione di questo grande recupero. Ecco dunque che la pianificazione appunto urbanistica attenta ha guardato lontano, ha cercato di favorire la realizzazione di questo recupero, ha investito in infrastrutture per oltre 2,5 milioni di euro e soprattutto ha garantito alla città che mi onoro di rappresentare la bonifica di un'area fortemente degradata per riportarla alla sua vocazione storica, che è quella del lavoro. Perché è vero che in un'area seppure esterna al centro storico di Cividale si può immaginare un nuovo sviluppo, si può immaginare a una nuova vita, si può raggiungere evidentemente, come dicevo, a pochi minuti da quella che è la Cividale che noi conosciamo, ma oggi, da oggi, questa nostra città è diventata qualcosa di diverso, ha recuperato una porzione appunto importante, può dirsi cambiata, può dirsi una città nuova. Grazie Banca di Cividale, grazie a tutti i soci della Banca Popolare di Cividale per questo. Cividale può con orgoglio dunque ritenersi oggi una città moderna, una città europea, una città che ha avuto il suo coraggio, che ha avuto coraggio nel credere in se stessa e nelle proprie potenzialità, e questo credo sia un esempio veramente mirabile. Un investimento così importante
può significare in tempi difficili come quelli che oggi il nostro paese sta attraversando, forse un elemento importante, un evento da celebrare con una giornata di grande festa, come si appresta ad essere quella di oggi, viste le migliaia di persone che sono qui convenute quest'oggi. Anche perché io credo se solo si fosse ritardato di qualche anno, di qualche tempo questo recupero, saremmo probabilmente incappati nella crisi mondiale della Lehman Brothers e probabilmente il vecchio cementificio oggi sarebbe ancora qui. E dunque che questa nuova fabbrica di lavoro generi ancora speranza alle giovani generazioni, a chi fa impresa in tempi così difficili, si avvicina al territorio, continui ad aiutare il sistema produttivo sempre in maggiore difficoltà in questi tempi di crisi, come ha sempre fatto nella sua storia fino ad oggi. Resista dunque, resista con questo spirito, resista il cuore cividalese di questo management che tanto ha dato a questa città, perché se è vero che mi scuserà l'architetto Morena, che tanta voce ha dato a molti in questi tempi di potersi cimentare nell'arte della critica all'architettura audace che ha voluto interpretare con questo interessante manufatto, ideatore di questo albero che affonda le radici nel terreno di questa città quale simbolo del radicamento di questa istituzione bancaria, che questo albero appunto non si trasformi in quella navicella dei visitors che abbiamo il piacere di accogliere come tutti i visitatori sempre nella nostra città a riscoprire le nostre bellezze storiche e artistiche, ma che potrebbero avere meno riguardi al futuro di questa banca e di questa città di quanti ne hanno avuti il dottor Pelizzo e il suo staff in questi anni. Questi, dicevo, sono gli auspici che si accompagnano ai ringraziamenti a quanti, forze dell'ordine, volontari, protezione civile, ai bambini del coro Anthony David Liberale, alle loro famiglie e agli studenti del Civiform che si stanno impegnando e che si impegneranno in questa giornata appunto perché diventi una manifestazione da ricordare, perché diventi appunto una giornata di festa per tutti noi. Grazie, grazie ancora a tutti i soci e buona giornata a tutti a Cividale. Prende ora la parola il presidente della Banca Popolare di Cividale, dottor Lorenzo Pelizzo. Dopo le parole del sindaco credo ci sarebbe ben poco da aggiungere. Io lo ringrazio per la sua presentazione, lo ringrazio per la sua presenza, ma lo devo anche ringraziare per un altro motivo molto importante per il sottoscritto e anche per la mia famiglia. Giorni scorsi, facendo il trasloco, passando per la via, ho notato una targhetta dove è scritto via senatore Guglielmo Pelizzo. Bene, io di questo veramente, signor sindaco, ti ringrazio e ringrazio tutta l'amministrazione comunale che ha voluto così ricordare mio padre. Seppur lo abbia fatto il sindaco, mi sia concesso anche di esprimere il saluto alle autorità, tante autorità che vedo qui convenute oggi. In particolare a Sua Eccellenza l'Arcivescovo di Udine, il dottor Bruno Mazzoccato, il quale ha accolto il nostro invito per venire a dare la sua benedizione a questi locali, ma soprattutto alle persone che opereranno all'interno degli stessi. Ma ringrazio anche e saluto l'amico cordiale Fontanini, presidente della provincia di Udine, un altro friulano doc, come si suol dire, al quale va il merito di portare avanti sempre queste,
queste peculiarità del nostro Friuli. Ho visto anche delle eccellenze, una qui accanto a me e una qui a fianco a me, l'eccellenza il prefetto di Udine, appena insediatosi, e il prefetto di Treviso. Dico di Treviso perché è una persona a noi molto nota, essendo stata per diversi anni vice prefetto qui a Udine e prefetto anche a Gorizia. Grazie anche a voi per essere qui e venuti. Mi esprimo così con confidenza perché tale è il rapporto che io ho con loro. E attraverso loro anche ringrazio tutte le autorità soprattutto militari, che sono così numerose, al questore e a tante altre autorità che sono appunto qui convenute. Ma ringrazio infine Di Benedetto, ecco, il presidente di ITAS, siamo amici da lunga data e io lo ringrazio, mi ha comunicato ieri che sarebbe intervenuto qui oggi e io veramente lo ringrazio per la sua presenza. Ma mi sia consentito in modo particolare esprimere un saluto, ma più che il saluto un grazie alle mie autorità. Le mie autorità sono certamente il prefetto, il questore, il sindaco, il presidente della provincia e via, però le mie autorità sono le autorità del mondo bancario. Ben qui oggi a Cividale abbiamo il piacere e l'onore, direi, di avere il presidente dell'Associazione Nazionale delle Banche Popolari, che ha voluto essere qui con noi nonostante i suoi molteplici impegni, ed è anche lui rappresenta vicepresidente dell'ABI, pertanto rappresenta sia l'ABI che l'Associazione Banche Nazionali. L'ABI qui è presentata, l'ho visto, ecco qui davanti a me, dal dottor Pascucci, segretario generale dell'ABI. Questo per dire che anche una piccola banca, insomma, sa tirare dei personaggi di grande linea. Ma ho notato e ho gradito la presenza anche dell'amministratore delegato delle banche popolari, il dottor Caponcelli, con il quale prima abbiamo fatto visita allo stabile che ospiterà la società Helpline, ma di questo ne parleremo successivamente. Ma ringrazio anche altre persone. Ho notato qui il dottor Stacca, che anche lui ieri sera mi ha detto vengo o non vengo. Io gli ho detto: Stacca, sei un grande amico, che è presidente di OSI, che è un grande amico. Ha detto: se ti senti di venire, vieni, ma vedi tu, fai tu in coscienza. E oggi abbiamo il piacere di avere qua. Ma abbiamo qui anche il presidente di Helpline, il dottor Stedile, ma lui è facile perché è un nostro concittadino, per cui non è stata una gran fatica per lui venire fino qui. Il direttore di Helpline, il dottor Dalto, che sarà colui che porterà avanti questa struttura qui alla mia sinistra. Ecco, oggi noi ci troviamo qui, questa bellissima circostanza che è l'inaugurazione della nuova sede centrale della Banca Popolare di Cividale e della società Helpline. Ecco, qui vi faccio una domanda, ma non voglio una risposta da voi, fatevela voi la risposta all'interno di voi, cioè vi piace, punto di domanda. Non rispondetemi, anche perché ciascuno di noi, e io ho ascoltato e sento il pensiero e godo anche del pensiero di tante persone che me lo vengono a esprimere, ma desidero che ognuno di noi mantenga il suo pensiero. Il pensiero, direi che oggi la libertà di pensiero oggi sia l'unico e ultimo grande qualità che noi possiamo avere, perché ci hanno tolto tutto, libertà di ogni tipo, di ogni genere, però la libertà di pensiero hanno tentato in tutti i modi, ma nessuno. Per cui a ciascuno di noi la possibilità di esprimere, ecco, sia positiva, negativa, neutra, cioè non mi interessa, l'importante è che però ciascuno di voi faccia un attimo questa riflessione. Questa cerimonia che abbiamo voluto sobria, ma festosa e partecipata, com'è nel nostro stile, rappresenta il forte esito di un percorso fortemente voluto dal Consiglio di Amministrazione che mi onoro di presiedere e condiviso con l'Istituto Centrale delle Banche Popolari. Qui sorgeva, è stato detto dal signor Sindaco, abbandonato da 30 anni un sito industriale degradato, al quale però bisogna dare il giusto merito.
perché l'Italcementi a Cividale negli anni dal 1900 fino al 1960 circa ha dato da vivere a centinaia di persone, a centinaia di famiglie abitanti a Cividale e nel circondario. E noi non abbiamo dimenticato e non vogliamo dimenticarlo, tant'è che su una rotonda qui di fronte a me è stato riportato un ricordo, ecco, di quel cementificio, per ricordare anche le persone che hanno lavorato e direi anche che sono morte all'interno di quell'opificio. Dicevo che era un cementificio dismesso, che ha comportato la completa demolizione di 300, ecco, chiedo la vostra attenzione su questi numeri che sono molto importanti, demolizione di 300.000 metri cubi di fabbricati e una poderosa opera di bonifica dell'amianto in esso contenuto. Qui i soli rifiuti pericolosi ammontavano a 188 tonnellate, di cui ben 87 contenenti amianto. Che significa questo tradotto in poche parole? Significa che noi ai margini della nostra cittadina avevamo veramente una bomba ecologica pronta a esplodere in qualsiasi momento, e grazie a questo intervento è stata tolta. L'area è stata così messa in sicurezza e restituita, bonificata, riqualificata alla città. Ma perché abbiamo intrapreso un simile progetto? Qui mi riferisco all'amico presidente dell'Associazione Banche Popolari, dottor Zanetti. Per rispondere a questa domanda dobbiamo porcene un'altra. Che cosa distingue una banca popolare dalle altre banche? Uno degli elementi caratterizzanti il credito popolare è la mutualità, una parola che è andata dimenticata, che per noi ha sempre rappresentato un valore vivo e praticato. Ricordo a questo proposito che la Banca di Cividale anche in momenti tristi, in momenti difficili, mi riferisco dopo la rotta di Caporetto, ecco, ha trasferito i propri uffici per seguire a Firenze la cittadinanza di Cividale.